Eccoci Carlo, altra tappa del nostro viaggio, siamo quasi a Iesi, siamo quasi arrivati. Per Vediamo, fortuna ha smesso di ha piovere, smesso perché di adesso ha piovere, diluviato, è vero, sì, però noi siamo qui fermi in un autogrill prima di Iesi, noi proseguiamo. assolutamente, assolutamente carichi. Senti, vogliamo un attimo introdurre, perché prima abbiamo parlato di Anabasi, che io l'ho imparata con te questa parola, non la sapevo prima. Sono le reminiscenze del liceo classico. E, allora, diciamo quella più prosaica, abbiamo detto, è Zingarata, cioè toccata e fuga da Bologna a Iesi. Però l'Anabasi, io vi consiglio anche di andare a visitare il sito Una parola al giorno, e spiega sempre molto bene Fantastico. dei termini che a volte sono sconosciuti, poco il significato. In particolare, l'Anabasi e anche poi Catabasi erano due storie, opere storiografiche di Senofonte, poi anche di un altro scrittore. L'Anabasi era praticamente una spedizione che dalla costa era diretta verso il centro di un territorio. Quest'opera di Senofonte parlava un po' durante le guerre persiane dei greci, appunto degli eserciti che dalla costa andavano verso l'interno. Poi, quando dall'interno ritornavano verso la costa, era la Catabasi. Però poi Anabasi è diventato anche un termine, diciamo, di cercare di conquistare qualche cosa, di salire in alto, a differenza invece che della Catabasi, che è un po' una discesa, non dico negli inferi, però una discesa nel buio, e poi l'Anabasi è una risalita. Per cui quella che noi stiamo facendo adesso è un Noi po'. adesso che stiamo facendo, esatto. Noi infatti stiamo Andiamo facendo verso il mare. esatto, noi adesso stiamo facendo una cosa al contrario, perché in effetti stiamo andando Dall'interno, dall'interno verso la costa, e esatto. per cui dovrebbe essere una catabasi. E invece però la nostra anabasi è quella un po' più dell'animo, è un'anabasi spirituale. Poi dopo Simone Perotti ce la spiegherà sicuramente anche un po' meglio. Ok, senti Carlo, io avevo piacere un po' a introdurre qualche punto filosofico, qualche domanda che Simone Perotti ha cominciato a esplorare nei suoi dialoghi e secondo me sono domande, lui dice, se non ce le facciamo mai non ci conosciamo, quindi è un po' un problema, alcune volte ci svegliamo nella nostra vita che non sappiamo più chi siamo. I punti sono veramente molti, io ve ne propongo qualcuno, lui dice, se li mettiamo nella nostra giornata, se li progettiamo, se ci pensiamo, e probabilmente riusciamo ad avere una visione più netta, insomma, di chi siamo, di dove viviamo, di come viviamo. Lui ne ha esplorati già quattro, c'è un video su YouTube, sul suo profilo, io ve li ripeto perché sono bellissimi. Allora, una non conoscenza del proprio perimetro, il chi siamo noi, Socrate, il conosci te stesso, non ce lo chiediamo mai. Gnosis auton. Una molteplicità identitaria non vista, non conosciuta, non analizzata. Lui l'affronta molto bene, dopo ne parlerà lui nel quoziente umano, la molteplicità delle identità. Noi siamo tanti e se non le nutriamo tutte le nostre identità, quelle che nutriamo soffrono di quelle che non nutriamo. Quindi molto importante anche questo. Un sistema di produzione, riproduzione e mantenimento energetico individuale sconosciuto e non governato, cioè sappiamo cosa ci porta dell'energia, sappiamo perché ne perdiamo, arriviamo a fine giornata che siamo stanchi perché delle scelte della giornata non sono andate bene, perché volevamo scegliere meglio e non l'abbiamo fatto o perché abbiamo subito delle scelte, quindi questo è importante, sapere come portarci energia e se la perdiamo come ricaricarci. Relazioni malate non risolte con la famiglia di origine, lavori che non amiamo o non abbiamo scelto, una relazione con la natura assente, un rapporto con la solitudine malato, una relazione capovolta tra bisogni e desideri, un bilancio tra scelte necessarie e inessenziali confuso, non sappiamo se scegliamo noi, se subiamo la scelta e se la subiamo, se possiamo scegliere e non lo facciamo e perché, insomma, un sacco di domande E filosofiche. tutte quante queste domande, questi spunti, queste riflessioni fanno parte appunto dei dialoghi mediterranei che Simone Perotti ha lanciato un po'. E poi sicuramente nei suoi libri, nell'ultimo, Il quoziente umano,
sviluppa in un modo particolare. Per cui noi andiamo avanti, noi andiamo verso la nostra anabasi. Assolutamente. Ci vediamo dopo per un altro video e cercheremo poi di prendere anche Simone verso fine serata. Ciao, a dopo. Ciao. Ciao, ciao.